Con l'arrivo di strumenti come ChatGPT, molti studenti hanno iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere i testi richiesti dai professori. Scrivimi un tema sul viaggio nella Divina Commedia. Ed è un testo che magari non è perfetto, però è un ottimo punto di partenza avanzato, basta solo sistemare un paio di cose. Ecco, ChatGPT si è già reso protagonista di un episodio particolare. Un professore universitario, Darren Houston Hick, ha scoperto che una sua studentessa l'ha utilizzato per scrivere un tema di 500 parole sul paradosso del terrore di Hume. Ma come ha fatto il professore a rendersi conto del trucco? Il modo in cui è stato scritto il contenuto, che soprattutto nella seconda parte tendeva a perdersi in giri di parole, non tornavano al professore, che ha usato uno strumento sviluppato peraltro dallo stesso team che ha sviluppato ChatGPT per scoprire se quel testo fosse stato effettivamente scritto da un'intelligenza artificiale. E questo tema merita una riflessione, perché se ChatGPT, che ha solo poche settimane di vita, continua a migliorarsi e a diventare più intelligente, dobbiamo pensare al futuro e a come la scuola potrà tutelarsi contro questa intelligenza artificiale.